Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Colazione a Fumetti. Torno dopo una breve pausa post-natalizia per parlare di un manga decisamente peculiare e tra l'altro edito da una casa editrice di cui non avevo mai comprato nulla. Sto parlando di Losers, manga di Koji Yoshimoto che celebra la nascita del primo settimanale manga seinen, ovviamente giapponese. Una storia estremamente interessante e particolare che racconta la nascita di Manga Action, rivista appunto che per la prima volta fu fondamentalmente orientata per il pubblico seinen e grazie alla quale abbiamo avuto capolavori del calibro di Lupin III, Lone Wolf and Cub e Crayon Shin-chan, tutti manga estremamente popolari in Giappone e anche da noi, a parte Shin-chan che effettivamente non è che si sia visto moltissimo, mi sa. In ogni caso, stiamo parlando di una serie completa in 3 volumetti, al momento in Italia è uscito soltanto il primo per Nippon Shock Edizioni e in Giappone la serie ha vinto il premio Kono Manga Gasugoi 2019, Best Manga 2019 Kono Manga wo Yone e il Bros Comic Award 2018. Il suo autore, Koji Yoshimoto, classe 1973, ha avuto grande successo in patria nel 2011 con un lavoro simile in realtà, ovvero Blackjack, Sosowa Iwa, Tezuka Osamu, No Shingotoba Kara, ovvero The Untold Story, How Tezuka Created is Blackjack, che traduciamo anche in italiano la storia non raccontata di come Osamu Tezuka ha creato Blackjack. Ha scritto in totale 12 serie, da noi penso non ci sia nient'altro edito a parte questo, e al momento sta scrivendo Teigaku 68 no Kozokai Banzai, Getsugaku 21.000 en no Kinseku Life, basato su vicende personali e familiari dove racconta la vita in periferia con un budget limitato al mese. In ogni caso, torniamo a Losers. Fondamentalmente, come dicevo, ci racconta effettivamente di come è nato il manga seinen in Giappone. E tra l'altro ci fa scoprire anche come effettivamente il manga sia diventato popolare in Giappone. Infatti scopriamo che fino ai primi anni 60, per quanto sì, i fumetti fossero diffusi, non esisteva un target per giovani adulti che fondamentalmente al massimo leggevano vignette, un po' come da noi, come possono essere i Peanuts, ovvero storie senza una trama vera e propria, più che altro a tema comico. E fondamentalmente il fumetto per i più grandi si limitava ai fumetti in affitto, che erano una pratica piuttosto diffusa prima dell'arrivo delle TV nelle case, e fondamentalmente esistevano questi manga scritti appositamente per il mercato dell'affitto, che però ovviamente hanno subito un brusco declino quando la TV ha riempito un po' le giornate anche dei giapponesi. Il manga fondamentalmente ci porterà all'interno della redazione di Futabasha e scopriremo come Bunjin Shimizu riuscì fondamentalmente a creare un nuovo tipo di manga che fino ad allora non era mai esistito, appunto quello dedicato ai giovani adulti, il famoso target seinen. Alla sua ovviamente si incrociano le vite degli autori che hanno lavorato sulla rivista e in particolare in questo primo volume a quella di Kazuhiko Kato, autore di manga apparentemente sconosciuto ma è in realtà il vero nome di Monkey Punch, il creatore di Lupin III. Nei prossimi numeri immagino vedremo anche altri autori arrivare e poi creare effettivamente Manga Action, che qui ancora non si vede, ma devo dire che è stata una lettura decisamente interessante. Ora vi faccio vedere un po' il manga più da vicino e andiamo anche a vedere un attimino le magagne, perché purtroppo qualcosina che non va effettivamente c'è, però cambio di telecamera. Ora, questo è il nostro Tankobon, fra l'altro arriva con fascetta, dove vediamo appunto che ci parla di Lupin III, Lone Wolf and Cub, Crayon Shin-chan e dei premi vinti. E come vi dicevo, c'è effettivamente un problemino in questa edizione ed è la sovracoperta che purtroppo è decisamente sovradimensionata rispetto al fumetto, come potete vedere. Sono tutte così e tra l'altro anche la fascetta è sovradimensionata e fatta in base alla sovracoperta, anche fortunatamente, se no non si sarebbe chiuso. Però questo non dà proprio l'idea di una qualità altissima, purtroppo. E dico purtroppo perché effettivamente se fosse stata una, chiamiamola cura redazionale, ma non è neanche quello, se non ci fosse stato questo piccolissimo problema di dimensioni, sarebbe stato un manga talmente bello che avrei consigliato a tutti a scatola chiusa, perché è davvero stato un viaggio divertentissimo leggerlo. Ora, levando la sovracoperta, devo dire che il manga sotto è di estrema qualità, a livello anche di copertina è plastificata, non è il classico cartoncino ruvido, la qualità di stampa c'è assolutamente, ecco forse magari manca una terza e una quarta di copertina che poteva essere fatta, in ogni caso teniamo conto che Nippon Shock, marchio di X Publishing, non è esattamente una major e quindi ritengo che non ci si possa lamentare così tanto. Il prezzo del manga è 7,50€, che è comunque nello standard, tanto più per una casa editrice piccola, se pensiamo ad esempio ad Init che ce li fa pagare 12,90€ gran parte dei manga.
In ogni caso, visivamente non è che ci sia tantissimo da dire, ha un tratto piacevole, devo dire anche piuttosto dettagliato per essere un manga di questo genere, ha un character design semplice e abbastanza caricaturiale, però devo dire che l'autore riesce ad adattare il suo stile anche a quello dei mangaka che va a farci conoscere. Ad esempio, lo stile di Monkey Punch si riconosce abbastanza nelle varie tavole, ad esempio questa. Ora, potrebbe anche essere una tavola originale riportata, però non ne ho sinceramente idea. Ma in ogni caso devo dire che graficamente funziona perfettamente, i personaggi sono molto molto espressivi. E oltretutto il manga si chiude con un'intervista a Monkey Punch e suo fratello Teruhiko Kato, nonché una cronologia dei momenti più importanti di Futabasha, del manga in generale e della società giapponese anno per anno, partendo dal 47 fino ad arrivare al 2017. Ovviamente non c'è tutto, ma ci dà un po' di informazioni in più. Poi abbiamo ovviamente i ringraziamenti e... ovviamente ci fa notare che personaggi e opere appaiono con i loro nomi reali, tuttavia i contenuti includono piccoli elementi di finzione per rendere più fruibile lettura e atmosfera. E ovviamente questo è normale perché è comunque un manga e deve essere piacevole da leggere. E devo dire che lo è, tranquillamente. Io me lo sono letto con piacere tutto e la lettura è stata fluida, appassionante. Funziona, devo dire, come lettura è assolutamente approvato. Ora, vi suggerirei di acquistarlo su Amazon, ma purtroppo non c'è, quindi dovete trovarlo in fumetteria se lo volete. Ma devo dire che ne vale assolutamente la pena. Sì, ha alcuni problemi di edizione, spero che magari i prossimi volumetti siano messi un filino meglio. Sarebbe carino riuscire ad avere una cover in dimensione reale da sostituire, ma temo non sia possibile proprio per la dimensione della casa editrice stessa. Non credo sia una cosa che possa accadere, però vabbè, alla fine una volta che lo mettete in libreria non è che cambi così tanto. Anche perché fortunatamente l'altezza è giusta, è proprio... la larghezza della cover che non funziona, ma vabbè, ci sta. Quindi, che dire di più? È un manga che non posso che suggerirvi di acquistare, perché se avete interesse nella storia del manga, nelle vite dei suoi autori e comunque di un capitolo importantissimo per la storia, appunto, del prodotto, devo dire che è una lettura che difficilmente vi deluderà. Tra l'altro non è la prima volta in questi ultimi tempi che mi ritrovo a leggere qualcosa di simile. Recentemente ho letto appunto Gekiman, che grosso modo fa la stessa cosa per Devilman, anche se lì, diciamolo, Gonagai se la gioca decisamente più facilmente perché è più facile attrarre il pubblico quando parli di Devilman e tra l'altro poi traslitterare al giorno d'oggi le tavole di uno dei più grandi capolavori del manga. Qui la cosa è decisamente più complessa perché comunque ci parla proprio della vita redazionale e non di un fumetto in particolare, ma devo dire che ha funzionato benissimo. È stata una piacevolissima scoperta e quindi se siete interessati a questo mondo vi suggerisco assolutamente di cercarlo perché almeno per quanto mi riguarda ne vale assolutamente la pena. E quindi direi che con questo vi ho detto davvero tutto. Fateci un pensierone e ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito questo video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, vi ricordo che ho aperto un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti, un canale con le notifiche, un canale con le offerte e poi ho un profilo su Instagram in cui pubblico le copertine di colazione a fumetti, un canale su Twitch dove faccio live tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 18 e la domenica alle 21 e poi le ricarico sul secondo canale YouTube Cantina Pelata, andate a seguirlo. In ogni caso, noi ci vediamo al prossimo video. Che per la prima volta... creò fondamentalmente tutti i manga estremamente popolari e in ogni caso in Giappone in ogni caso a Blackjack ovvero Blackjack Sosowa ovvero Blackjack Sosowa Iwa Tezuka Osamu Tezuka Osamu no Shingotoba Kara. In ogni caso torniamolo e tra l'altro porta alla fondamentalmente non usci... fondamentalmente che però ovviamente sono poi di... che poi a quella di Katsuhito ma che si ne... ma il ma devo dire che è stato tra l'altro arriva con fascetta che ci fa appunto vedere che ci dà un po' l'idea. Ora non so se questa sia effettivamente una ma... e ovviamente questo è normale perché immagino che sia possibile ordinarlo anche dal sito ma forse no vabbè.